domenica a tutti i telespettatori di TEF Channel. Benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. È stato inaugurato da un originale taglio del nastro con vari atleti impegnati in una staffetta il rinnovato impianto sportivo Santa Giuliana nel cuore di Perugia. Interessato anche dalla riqualificazione della pista adeguata per ospitare meeting nazionali ed internazionali, l'impianto di atletica sarà breve oggetto del rinnovamento di attrezzature e luci. All'inaugurazione protagonista anche Ilario Castagnier, che al Santa Giuliana, negli anni in cui è stato stadio del Perugia Calcio, ha vissuto tantissimi ricordi indimenticabili da giocatore ed allenatore. Nel corso dell'inaugurazione abbiamo raccolto le interviste del sindaco del comune di Perugia, Andrea Romizzi, di Emanuele Prisco, che ha così svestito il ruolo di assessore anche allo sport del comune di Perugia per dedicarsi solo al ruolo di deputato, e poi di Giampiero Bianconi, presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia. Sentiamoli. È un qualcosa che i perugini attendevano da tantissimo tempo, ecco, come ho detto prima, anche forse troppo tempo. Però oggi diciamo, cerchiamo di goderci questa soddisfazione con questo spirito, che è quello di voler restituire un luogo dove, insomma, non solo della memoria, come anche qui prima in precedenza ho detto, nel quale è possibile un po' coltivare l'orgoglio del passato, ma dove possibilmente è bene reimparare a coltivare anche ambizioni importanti per il futuro. Quindi lo dedichiamo, questo momento, questa giornata la dedichiamo soprattutto ai ragazzi che erano presenti e a coloro che verranno nuovamente a fruire di questo impianto restituito a nuova vita. Tanto passato in questo Santa Giuliana, adesso però bisogna scrivere delle pagine importanti per il futuro, e anche tanta commozione, sindaco, per i ricordi, anche per il saluto con Prisco, che è in primis un amico, no? Con il quale si è fatto un bel pezzo di strada anche a livello di amministrazione. Questa è un po' forse la maniera migliore per salutare Perugia dalle vesti di assessore. Sì, penso che Emanuele si meritava un po' anche questa giornata. No, per dedicargli un saluto speciale. È un ragazzo, io lo considero, ormai stiamo crescendo, però ancora lo considero un ragazzo perché ci conosciamo da Fioli, però è veramente una persona che ha dedicato tanti anni della sua vita alla propria città, anche in tempi in cui era impensabile che uno potesse, no, raggiungere soddisfazioni e traguardi come quelli che oggi lui ha raggiunto. Uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio mandato, restituire questo spettacolo architettonico, che è questo impianto collocato al centro della città, non solo un impianto sportivo ma anche un monumento architettonico. L'abbiamo fatto con le mille difficoltà ovviamente che si hanno e si incontrano, dove bisogna trovare risorse immense perché è costato circa 1 milione di euro, e laddove si interviene su beni architettonici, per cui è sempre complicato intervenire con interventi edilizi. Noi siamo molto legati al territorio e sempre più attenti, perché ogni progetto che finanziamo siamo anche attenti alla realizzazione. Non vogliamo le idee, vogliamo le realizzazioni. Se sono qui perché è un progetto che nasce nel 2011-2012, però sono già tempi accettabili, ma la nostra esigenza è quella di finanziare e realizzare i progetti. Ma l'attenzione su Perugia è alta, perché stiamo finendo il mercato coperto, stiamo finendo San Francesco al Prato, stiamo finendo parecchie cose, sta partendo qualche cosa anche a Fontivegge, e credo che questa attenzione deve essere anche attente alle manutenzioni, perché non facciamo solo progettazione, vogliamo che anche le manutenzioni siano un elemento non trascurabile. Continuano le indagini sull'ipotesi di inquinamento ambientale nei territori della Valnestore. Risulterebbero irregolarità nei sotterramenti di ceneri provenienti dalle ex centrali elettriche di Pietrafitta. Sentiamo Marco Brunacci. La questione Pietrafitta non è certo roba recente. La questione del inquinamento della Valnestore è un problema che arriva da 40 anni fa. Tutti sapevano che non era il caso di metterci le ceneri di scarto delle centrali Enel, ma all'epoca la battaglia sembrava, come dire, poco popolare. Sembrava che si volessero soltanto mettere a rischio dei posti di lavoro. Il problema adesso qual è? Bisogna ovviamente
vedere se ci sono responsabilità, bisogna capire esattamente che tipo di responsabilità ci sono, bisogna probabilmente evitare una cosa, che dopo aver inquinato una valle a spese dello Stato si finisca per intervenire sempre a spese dello Stato per salvare il salvabile e probabilmente si salverà pochissimo di quello che è stato in parte contaminato. Non parliamo di chissà che cosa, chissà che tipo di sostanze inquinanti, però parliamo di inquinamento molto serio, come ne parlavamo, sottoscritto compreso, 30 anni fa. Cercare la verità con equilibrio, serenità e con l'impegno a cercare di non farlo, come dire, mai più. Alla Sala Fiume di Palazzo Donini è stato presentato il dossier statistico sull'immigrazione che fotografa naturalmente anche la situazione umbra nel 2017. Sentiamo. I residenti stranieri in Umbria al 1 gennaio 2018 sono complessivamente 95.710, pari all'1,9% del totale nazionale, con un'incidenza sul totale della popolazione residente in regione che si conferma al 10,8% per il secondo anno consecutivo, ma con una ulteriore diminuzione dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Gli stranieri non comunitari residenti in Umbria sono 60.402. È quanto emerge dal dossier statistico dell'immigrazione 2018 presentato alla Sala Fiume di Palazzo Donini. Il saldo migratorio interno, cioè l'elemento che ci racconta quanti sono i cittadini stranieri che erano residenti e che scelgono di andare verso altre regioni italiane è positivo, quindi sono più quelli che lasciano la nostra regione che quelli che rimangono, mentre continua anche, seppur con numeri limitati, un ingresso di nuovi cittadini stranieri. Nel corso del 2017 si sono registrate 1.036 nuove nascite di bambini stranieri che hanno inciso per il 16,9% sul totale delle nascite della regione. Tale incidenza, seppur in calo rispetto all'anno precedente, si attesta al di sopra del dato nazionale. La forte stabilizzazione delle famiglie straniere, che da oltre un decennio caratterizza la nostra regione, ha fatto sì che la gran parte di essi sia nato in Umbria. Anche le collettività più rappresentate corrispondono, come era prevedibile, a quelle più numerose tra i residenti, sebbene il loro ordine sia in parte differente. L'Albania supera la Romania, cui fanno seguito il Marocco, la Macedonia, l'Ecuador, la Moldavia e la Cina. Considerando i livelli di istruzione, in ogni ordine e grado l'Umbria si colloca sopra la media nazionale a quella delle regioni del centro. La lettura dei dati sull'imprenditoria straniera evidenzia che le imprese appartenenti a cittadini stranieri, complessivamente 8.249 unità, rappresentano l'8,7% del totale. Il sistema di accoglienza SPRAR è il solo che possa salvaguardare il bisogno delle comunità di garantire controllo e integrazione sostenibile, sebbene il numero ancora non sufficiente a superare la logica dell'emergenza, ha visto aumentare nel 2017 gli enti locali che hanno avviato progetti di accoglienza integrata per un totale di 474 posti, 14 comuni coinvolti e 18 progetti attivi, di cui 6 riservati a minori non accompagnati e 2 a persone con disagio mentale o con disabilità. È stato presentato nel corso di una conferenza stampa un nuovo macchinario donato dal Comitato per la Vita Daniele Chianelli ai laboratori del CREO. Sentiamo di cosa si tratta. Un grande alleato nella lotta alla leucemia per i ricercatori del CREO, il Centro di Ricerca Emato-Oncologico dell'Università degli Studi di Perugia. Si chiama IVIS Lumina Serie Terza, un apparecchio di ultimissima generazione utilizzato nei principali centri di ricerca al mondo. Lo strumento, del valore di 175.000 euro, è stato donato dal Comitato per la Vita Daniele Chianelli ai laboratori di ricerca diretti dal professor Brunangelo Falini. Viviamo nell'era della medicina di precisione, dove è importante mettere a punto farmaci intelligenti e immunoterapia che vada a colpire direttamente il tumore. Prima di applicare nell'uomo questo tipo di strategie terapeutiche è importante però fare studi preclinici e questo strumento serve proprio per questo.
Il sofisticato apparecchio permette, attraverso una tecnica di bioluminescenza, di individuare le cellule leucemiche e seguirne il comportamento sotto l'effetto di terapie specifiche. Attraverso la luce riesce, ha spiegato la professoressa Maria Paola Martelli, responsabile del laboratorio di biochimica delle proteine, ad identificare nei topolini cellule leucemiche l'evoluzione della malattia nelle diverse fasi del trattamento. Questo ci permette di capire l'efficacia delle varie terapie farmacologiche con immagini che vengono catturate in sequenza. Il macchinario, a 10 anni dalla sua scomparsa, è stato intitolato al professor Antonio Tabilio, straordinario ricercatore ed ematologo perugino. Il comitato ha voluto ricordare Antonio Tabilio, che ricorrono 10 anni dal suo decesso, un bravissimo ricercatore nel campo delle cellule staminali. Noi sosteniamo la ricerca perché è uno degli obiettivi più importanti che ci porterà a debellare queste malattie, prima o poi speriamo definitivamente. A Perugia è stata presentata la convenzione tra INAI, l'azienda ospedaliera di Perugia, che individua nella struttura complessa di medicina del lavoro, malattie respiratorie e tossicologia professionali e ambientali il centro nazionale di riferimento INAI per le malattie professionali dell'apparato respiratorio. È stata presentata a Perugia la convenzione tra INAIL ed azienda ospedaliera di Perugia che individua nella struttura complessa di medicina del lavoro, malattie respiratorie e tossicologia professionali ambientali il centro nazionale di riferimento INAIL per le malattie professionali dell'apparato respiratorio. Nel corso della presentazione, riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'ospedale perugino, è stato ribadito che le malattie professionali dell'apparato respiratorio sono una realtà di rilevante importanza sia dal punto di vista sanitario sia per l'impatto socio-economico nella popolazione generale. E proprio per questi motivi e per raggiungere una diagnosi più accurata ed un migliore trattamento delle malattie professionali dell'apparato respiratorio più complesse, è stata sottoscritta la convenzione tra INAIL ed azienda ospedaliera di Perugia. La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha ringraziato INAIL per aver scelto come centro nazionale di riferimento una struttura della Regione Umbria e la necessità che le attività di prevenzione siano svolte sempre in collaborazione, non solo per le già notevoli esperienze del passato, ma anche per le sfide che il futuro ci potrà riservare. Il tema delle collaborazioni interdisciplinari e del gioco di squadra è stato riportato anche dall'assessore alla sanità della Regione Umbria Luca Barberini come punto fondamentale della convenzione con l'INAIL. Nel corso dell'incontro il professor Giuseppe Abritti, già direttore della struttura complessa di medicina del lavoro di Perugia, ha ripercorso tutte le motivazioni che hanno portato l'INAIL ad individuare tale struttura come centro di riferimento per le malattie respiratorie, tra cui una storia che supera i 40 anni, le eccellenze in campo nazionale ed internazionale, le collaborazioni continue con le altre strutture dell'azienda ospedaliera di Perugia e le oltre 30.000 prestazioni sanitarie offerte ogni anno ai cittadini. In crescita risulta l'offerta di lavoro nel 2018 rispetto all'anno precedente, emerge dai dati sui programmi occupazionali delle imprese operanti in provincia di Perugia che sono stati presentati dalla Camera di Commercio. La Camera di Commercio di Perugia ha diffuso i dati sui programmi occupazionali delle imprese operanti in provincia rilevati dal sistema Excelsior per il trimestre ottobre-dicembre. In crescita risulta l'offerta di lavoro rispetto al corrispondente periodo del 2017. Tra ottobre e dicembre il sistema delle imprese assorbirà 8.140 unità lavorative, 220 in più, pari a più 2,7% rispetto a un anno fa. In territorio negativo invece, ha reso noto la Camera di Commercio, il confronto tra l'ottobre di quest'anno e quello del 2017. 3.120 lavoratori assunti quest'anno contro i 3.300 di un anno fa, meno 5,4%. Le assunzioni a tempo determinato a durata predefinita prevalgono largamente su quelle a tempo indeterminato e di apprendistato, 69% le prime contro il 31% delle seconde, stesso risultato di un anno fa. Praticamente identiche a un anno di distanza anche le previsioni di assunzione per i giovani sotto i 30 anni, il 32% del totale. Cresce, seppur di poco, invece l'offerta di posti di lavoro per profili high skill, dirigenti, specialisti e tecnici, che sale al 16% dal 13% di un anno fa, ma lontana di 6 punti dalla media nazionale che raggiunge il 22%. Il leggero aumento al 9% le entrate destinate ai laureati. Delle entrate previste a ottobre 2018,
18 l'81% riguarda lavoratori dipendenti e per il 19% lavoratori non alle dipendenze. Ancora in crescita risultano le difficoltà che le imprese incontrano nella ricerca dei profili professionali desiderati, dal 27 al 33% dei casi. Presentazione del primo rapporto di ricerca dell'Osservatorio sul mercato del lavoro nel terziario e nel turismo in Umbria. Ce ne parla Elena Ballarani. Commercio e turismo guidano la classifica delle aziende umbre che assumono. È quanto emerge dal primo dei report periodici di analisi statistica che è stato realizzato dall'Osservatorio sul mercato del lavoro nel terziario e turismo in Umbria, promosso dagli enti bilaterali del terziario e del turismo. Punti chiave del report: le dinamiche demografiche, la demografia d'impresa e specializzazioni produttive e il mercato del lavoro. L'analisi, presentata a Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, e che prende come arco di riferimento il decennio 2006-2016, utilizzando anche dati accessibili per il 2017-18, attesta come i settori del commercio e del turismo costituiscano il 48% delle assunzioni effettuate in Umbria, ed è il turismo in particolare a contare il maggior numero di assunti in entrambe le province della regione. Abbiamo voluto tentare una cosa nuova in collaborazione con ADAPT, e cioè quello di individuare quali sono le esigenze del mercato del lavoro anche in prospettiva, quindi non nell'immediato, in maniera da poter avere degli strumenti per gli enti anche che poi formano, dalle scuole fino agli enti di formazione, per orientare la formazione del mercato del lavoro sulle esigenze che realmente le aziende del commercio e del turismo hanno. Quindi diciamo che è il primo anno di questo lavoro, che comincerà adesso e che speriamo possa portare appunto un riallineamento delle esigenze che le imprese hanno nel mercato del lavoro rispetto poi alla risposta che trovano nella ricerca del professionalità. Vertenza della ex Merloni, per il momento senza sbocchi, si chiede l'intervento urgente del governo. Il 31 dicembre prossimo scadranno gli ammortizzatori sociali per i 700 dipendenti dell'ex Merloni, tra il sito di Fabriano nelle Marche e quello di Colle di Nocera in Umbria. A poco più di 2 mesi da questa scadenza e a 2 settimane dalla lettera congiunta inviata dalle sigle sindacali al ministro del Lavoro Di Maio per chiedere un incontro al MISE, il segretario generale FIM CISL Marco Bentivogli torna a ribadire l'urgenza di una convocazione e l'assoluta necessità che per quella data il ministro Di Maio intervenga per sbloccare questa vertenza e permettere finalmente ai 700 lavoratori di tornare a produrre. La vertenza ex Merloni, oggi JMP Industries, si trascina ormai dal 2008. Uscita dall'amministrazione straordinaria con l'acquisizione nel 2012 di Giovanni Porcarelli, l'azienda viene subito bloccata per l'impugnativa delle banche che vantavano crediti dai Merloni. Questo ha di fatto bloccato il piano di rilancio industriale presentato dallo stesso Porcarelli. Oltre all'impugnativa delle banche, che si è trascinata in tutti questi anni fino al terzo grado di giudizio, si è aggiunta poi la mancanza di credito da parte delle banche necessaria a JMP per avviare l'attività industriale. Anche l'accordo di programma, che era stato sottoscritto dalle regioni Umbria e Marche, che prevedeva importanti risorse finanziarie per il piano industriale e la ricerca e sviluppo, non è mai partito. Dopo la richiesta congiunta da parte dei sindacati di un incontro urgente al MISE, conclude la nota del segretario Bentivogli, non abbiamo ancora una data. Per questo rinnoviamo la nostra richiesta. Il tempo è scaduto e la situazione rischia di essere, ogni giorno che passa, sempre più irreversibile. E rimane incerto il futuro dei dipendenti dell'Agenzia Forestale dell'Umbria. I sindacati chiedono un confronto con la Regione. Sentiamo. Cosa sarà l'Agenzia Forestale nei prossimi anni? È quanto si chiedono i lavoratori ancora in attesa della convocazione di un confronto con gli assessori competenti in Regione, mirato a definire nell'ottica pluriennale il futuro dell'Agenzia. 3 i punti all'ordine del giorno del tavolo istituzionale già chiesto mesi fa.
In primo luogo il problema legato alla riforma endoregionale con la liquidazione delle comunità montane è rimasta ancora bloccata. Secondo punto l'apertura del turnover. Terzo le prospettive future. A livello di numeri di quanti lavoratori stiamo parlando in Umbria? Beh, l'agenzia forestale conta circa 450 lavoratori che hanno una media d'età di circa 62 anni, una media, quindi è chiaro che se va in porto la quota 100 di questo governo, adesso vedremo anche il merito di questa quota 100, penalizzazione e quant'altro, ma se andasse in porto e se i lavoratori nella loro libertà di scelta scelgono di andare via, rischiamo di dimezzare l'agenzia forestale e quindi è chiaro che è necessario quel turnover che anticipavo prima. Gli eventi che avvengono ormai in Italia quasi tutti i giorni legati al dissesto geologico, terremoto, fanno capire che non si può più aspettare e quindi aspettare l'evento può intervenire, ma programmare e cercare appunto di fare prevenzione. Questo è un dato di fatto. Con la prevenzione c'è necessità dei lavoratori e dell'agenzia forestale, sia in termini economici perché ha una concorrenza nei prezzi nella gestione dei lavori che è veramente concorrenziale. Però questi lavoratori stanno invecchiando, se non c'è un turnover, non c'è un cambio generazionale, non riusciranno nell'ottica pluriennale ad avere, come dire, a soddisfare le esigenze che la regione necessita dal punto di vista dell'ambiente, del territorio. Situazione ancora ferma anche a livello di contratto nazionale del lavoro, nonostante lo scorso anno sia stato raggiunto un importante accordo a livello regionale. La situazione contrattuale è ferma al 2011 per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale di lavoro, in quanto l'UNCEM si è sciolta, l'UNCEM è l'Associazione Nazionale delle Comunità Montane, e è confluita nell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. In pratica non abbiamo più trovato una controparte. Io spero anche da questa iniziativa che si riapra il dialogo per quanto riguarda il contratto nazionale. È stato fatto un decreto dignità, credo che ai lavoratori forestali appartiene la dignità di avere anche rinnovato il contratto nazionale di lavoro. Ed è stato inaugurato a Perugia il nuovo anno accademico dell'Istituto Italiano Design. Un asse portante del nuovo modello di sviluppo economico della città. È questo il ruolo che si potrebbe prefigurare per l'Istituto Italiano Design di Perugia nel prossimo futuro, almeno a sentire le parole dell'assessore comunale Michele Fioroni in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Istituto che si è tenuta nella sala storica di Palazzo Aiò in Corso Vannucci. L'intuizione che l'Istituto Italiano Design ha avuto 20 anni fa, infatti commentato Fioroni, è stata lungimirante perché oggi si sta creando quell'ecosistema che caratterizzerà sempre più Perugia come città del design. Ci sono tante realtà e nuovi progetti e puntiamo a diventare un territorio competitivo per questo settore, dove attrarre imprese e talenti e dove attivare scambi e contaminazioni. Una sfida questa che l'Istituto Italiano Design sembra voler cogliere e vincere, soprattutto vedendo le tante collaborazioni strette quest'anno con enti, associazioni ed imprese anche internazionali. Da quella storica con il Comune di Perugia a quella nuovissima, per esempio, con Wonderchef, multinazionale indiana produttrice di utensili ed oggettistica per la casa, che svilupperà progetti con l'Istituto sulle sue nuove linee di prodotti. Quattro come sempre sono i corsi triennali, Interior, Industrial, Fashion e Communication Design. Tra le novità invece, quella di sviluppare ogni anno a partire da questo un nuovo visual dell'Istituto. Sale la produzione della birra nella nostra regione, vediamo quali sono i numeri che attestano la crescita delle imprese umbre in questo settore. Camera di Commercio di Perugia e Promocamera portano alla ribalta il mondo della birra umbra, eccellenza che ha saputo guadagnarsi il gradimento dei consumatori e l'attenzione dei mercati, e tutto in non più di 10 anni. Fino al 2007 i produttori di birra umbri potevano contarsi sulle dita di una mano, ha ricordato il presidente della Camera di Commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni. Oggi in attività contiamo 35 birrifici, di cui 10 beer firm, imprese che producono birra affittando impianti da terzi, ma con un proprio marchio e una propria ricetta. Ma la produzione di birra spesso coincide con aziende che hanno voglia di diversificare e di mettere sul mercato prodotti nuovi, accompagnandoli anche con altre bontà della nostra agricoltura. Quindi credo sia stata anche un'ottima occasione per rafforzare un pezzettino di economia e anche di occupazione. L'evento che è stato organizzato in questi giorni, 3 e 4 di novembre, è stato scelta questa data
perché è una data particolarmente favorevole per l'area del Perugino, in quanto c'è la Fiera dei Morti, che forse è la fiera più vecchia e più antica d'Italia, quindi vanta, diciamo, oltre i 700-800 anni di vita, e direi che è un momento particolarissimo perché i perugini, ma non solo i perugini, anche da altre province e da altre regioni, vengono nel nostro territorio per vedere quello che sono gli espositori, quelli che ci sono le merci esposte. La presenza in Umbria del CERB, Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra dell'Università degli Studi di Perugia, la sua collaborazione con Asso Birra e le altre associazioni di settore, ha dato un contributo attraverso i suoi servizi erogati per le aziende umbre. L'Umbria è una risorsa importante di materie prime, che non sono solo l'orzo da maltare per essere utilizzato in birreria, ma si sta lavorando anche su altre opportunità che passano attraverso i legumi e i cereali minori e probabile per il futuro anche la disponibilità di luppolo locale. La regione dell'Umbria sta investendo molto in questo settore, proprio perché crede nella valorizzazione del settore birrario attraverso le sue materie prime. È stata presentata la Fiera dei Morti, un appuntamento oramai imprescindibile per i perugini, ma non solo, che si svolgerà dall'1 al 5 novembre nelle tre location del capoluogo umbro. Sentiamo. Al 5 novembre torna la tradizionale Fiera dei Morti, che anche per quest'anno avrà tre sedi: in piazza Umbria Giasa, a Pianne Massiano, in piazza del Bacio, a Fontivegge, e in centro storico tra Corso Vannucci, via Mazzini, piazza Matteotti e piazza 4 novembre. Tra le principali novità di questa edizione vi è senz'altro la presenza a Piazza del Bacio delle Proloco del Perugino e dell'Umbria, che promuoveranno i bellissimi borghi della regione e animeranno la piazza con un ricco programma di iniziative per grandi e piccoli. Se dunque a Pian di Massiano si potrà trovare la più ampia offerta di prodotti per la persona e per la casa, erboristeria, ferramenta, accessori auto, giocattoli, prodotti agroalimentari in genere, con oltre 500 espositori, in centro saranno 80 gli stendisti, coordinati dal Consorzio Perugia in Centro e dall'Associazione Fare Facendo, presenti con i loro prodotti di artigianato e di enogastronomia di qualità, comprese le eccellenze delle città gemelle di Perugia. Piazza del Bacio sarà animata da esposizioni e attività di vario genere finalizzate a far conoscere le tradizioni locali, la cultura dei piccoli borghi e la loro enogastronomia. Per facilitare la visita a tutte e tre le location della fiera è confermato anche per quest'anno il biglietto unico Perugia, valido per 24 ore per autobus e mini metro a 3,50 €, mentre i bambini fino a 12 anni non pagano. La sosta invece avrà il costo di 3,50 € per 5 ore nei parcheggi Fontidiveggio, Bellò, Occhio e Autosilo dell'area di Fontivegge. A proposito di appuntamenti, dal 1 al 4 di novembre a Montone si svolgerà la 35esima edizione della Festa del Bosco. Dal 1 al 4 novembre torna per la sua 35esima edizione la Festa del Bosco a Montone. Più di 80 espositori proporranno il meglio dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato locale tra i vicoli e le piazzette della cittadina inserita tra i borghi più belli d'Italia. Prodotti di bosco e sottobosco, ceramiche artistiche, ricami certosini, suppellettili in legno intarsiato, utensili in ferro battuto e molto altro ancora. La novità di quest'anno è che la Festa del Bosco è stata inserita in Montone Agroalimentare, progetto che prevede la realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, mettendole al centro di un'offerta combinata di prodotti enogastronomici e servizi turistici di eccellenza. Poi tanta bella musica con la presenza quotidiana di una street band. Ogni giorno sarà una street band diversa, anche proprio diversa dal punto di vista artistico. Avremo una street band tutta al femminile, avremo una street band solo di percussioni e via così. Quindi ogni giorno ha una storia a sé, con tante proposte veramente varie che, con le quali cercheremo di allietare i grandi e i piccini, perché in realtà sono proposte veramente trasversali. Sali per tutte le fasce di età. Una delle più significative novità di questa edizione è una scelta logistica che sposa perfettamente la natura ecologica dell'evento. I visitatori potranno infatti lasciare la macchina nell'area predisposta e proseguire fino al centro del borgo con un trenino gratuito che raggiungerà il cuore della città
passando attraverso il bosco. Anche tra i più attesi del nostro, visitare altri luoghi, diciamo, limitrofi. È il periodo della raccolta delle olive e della produzione dell'olio che in Umbria si celebra con frantoi aperti dall'1 al 25 novembre. Al via la 21esima edizione di Frantoi Aperti, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Strada dell'Olio Evo di Oliva DOP Umbria, che si svolgerà in Umbria dal 1 al 25 novembre. Tanti comuni e frantoi che hanno aderito all'iniziativa, che proprio nel periodo della frangitura delle olive mette al centro dei riflettori l'Umbria rurale, i borghi ad alta vocazione olivicola e le città d'arte, i produttori di olio e l'olio extravergine di oliva DOP Umbria. I frantoi aperti è uno strumento per gustare l'olio, ma soprattutto per gustarlo nel territorio. L'obiettivo da sempre è quello di valorizzare l'Umbria, di valorizzare questo prodotto di eccellenza e di valorizzare soprattutto i produttori giovani che oggi stanno facendo un lavoro straordinario per trasformare questo prodotto in un prodotto vero di territorio, cioè essere una vetrina sia per, diciamo, la produzione di eccellenza sia per una terra unica che ci regala questo formidabile prodotto. Qualche criticità anche in Umbria quest'anno nella produzione dell'olio, ma nel complesso il bilancio è positivo. Ci sono anche dei punti di criticità nella produzione delle olive quest'anno, ma complessivamente c'è un ottimo andamento e anche una buona produzione, sarà un olio eccellente e questo coincide anche con due momenti straordinariamente importanti, il riconoscimento della qualità della fascia olivata che da Assisi arriva a Spoleto e il progetto olio che proprio in queste settimane ha visto una sua prima stesura e che metteremo in partecipazione nei prossimi giorni a testimonianza dell'interesse che le istituzioni hanno nel sostenere con forza quello che è sicuramente il prodotto che maggiormente, che in modo più efficace rappresenta l'Umbria. In ogni borgo e in ogni città d'arte che aderisce a Frantoi Aperti si svolgeranno degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva, brunch e musica tra gli ulivi. Nel primo fine settimana della manifestazione saranno protagonisti Assisi con Unto, Spoleto con Sapor d'Olio, Campello sul Clitunno con la Festa dei Frantoi, Giano dell'Umbria con la Mangia Unta, Gualdo Cattaneo con Sapere di Pane, Sapore di Olio e Trevi con Festival. È stata presentata nel corso di una conferenza stampa, e continuiamo a parlare di eccellenze umbre, la mostra mercato dello Zafferano, che sarà ospitata a Cascia, prenderà via il 31 ottobre per concludersi il 4 novembre. Prenderà il via il 31 ottobre per concludersi domenica 4 novembre la 18esima mostra mercato dello Zafferano di Cascia, che sarà inaugurata mercoledì prossimo alle 17 nel centro storico. Sì, e questo evento per noi è molto importante perché parliamo di una spezia caratteristica del nostro territorio, ma è anche un vettore per riparlare un po' dell'agricoltura e di tutto il mondo rurale, che ovviamente è anche di turismo rurale, che è fondamentale per noi. E dunque sono più giorni e più appuntamenti che ci permettono di svilupparlo in maniera forte. Non solo Zafferano, anche altri prodotti del territorio diventeranno protagonisti della 5 giorni. Io partirei subito dalla spezia, che è un po' il re della tavola, cioè lo Zafferano. Abbiamo pensato di abbinarlo con delle iniziative specifiche ad altri prodotti del territorio. Potrei citare la roveglia, il formaggio, quindi una caratteristica formaggella di Cascia, quindi prodotti diciamo proprio del territorio, come lo yogurt, come ci sarà anche a tavola il tartufo. Convegni, appuntamenti con la musica, spettacoli teatrali, mostre ed altre iniziative collaterali arricchiranno il programma della 18esima Mostra Mercato dello Zafferano di Cascia, presentato alla Sala Pagliacci della provincia di Perugia.
Sul sociale Cascia propone due eventi particolari che ci tengo a sottolineare. Una è quella del 31 ottobre, perché in occasione proprio del mese per la prevenzione e per la lotta contro il cancro ci sarà anche, uniamo il colore rosa al colore violaceo, fucsia diciamo, dello zafferano, e proponiamo una serata in cui verrà abbellita la piazza e la fontana di Cascia con questi colori significativi e delle letture proprio sul tema, e sarà promossa dal laboratorio del Coraggio, che è un'associazione che è nata di recente a Cascia proprio dopo il sisma, per aggregare le persone. Un'altra invece iniziativa sarà quella del 4 novembre, dove sempre da parte del Laboratorio del Coraggio, che sono oltre 50 donne che ne fanno parte, verrà presentato il progetto Kit del Cuore, dove tante donne di tutta Italia hanno inviato tanti manufatti, cappelli, sciarpe e quant'altro per portare ai poveri di Roma. E siamo allo sport, parliamo di calcio. Ieri trasferta impegnativa del Perugia sul campo del Verona nella nona giornata di campionato di Serie B. Vediamo com'è andata. Perugia in credito con la fortuna, ma gli errori individuali continuano a produrre ancora effetti devastanti. Grifo con il 4-3-1-2 al Bentegodi di Verona, Dragomir è il trequartista, Verre in cabina di regia al posto di Bianco squalificato, dietro Gyomber è sostituito da Eliamic che affianca Cremonesi, sulle corsie laterali Ngawa e Felicioli, il centrocampo è biancorosso intorno a Verre con Moscati e Kingsley, si ricompone la coppia d'attacco Vido Melchiorri, il 4-3-3 di grosso con l'ex Samuel Di Carmine che torna ad essere decisivo, questa volta proprio contro la sua squadra che lo ha portato a ottenere risultati straordinari la passata stagione. Sarà lui a decidere il match nel secondo tempo. Nel primo però c'è soprattutto il grifo. Al minuto numero 25 l'intuizione di Melchiorri, lo scambio con Vido, il pallonetto perfetto con palla alle spalle di Ferrari. Sul finire, la prima frazione di gara però, ecco che il Verona riagguanta il pareggio, una punizione evitabilissima sulla verticalizzazione per Di Carmine sul contatto con Eliamic. Henderson pennella e batte Gabriel, non esente da colpe. La ripresa inizia nel peggiore dei modi, la traiettoria beffarda di Di Carmine sul cross sul secondo palo legge male la difesa e il Perugia si ritrova sotto. Eppure la reazione c'è. Ottiene un calcio di rigore Vido sul contrasto con Belkovic, ma questa volta l'attaccante biancorosso fallisce dagli 11 metri. Silvestri intuisce sulla sua destra e neutralizza. Subito dopo Vido innesca Ngawa, ma il tocco al centro per Melchiorri è completamente sbagliato. Sul 2-1 la partita si blocca con il Verona che riesce a gestire nel migliore dei modi il vantaggio prima della doppia occasione per Dragomir. Grifo che torna a casa ancora a mani vuote. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio di averci seguito. Arrivederci a tutti.